Andiamo a fare. È stata un'attesa snervante, ragazzi. Waiting for Godot, ma alla fine siamo stati Hanno fatto accontentati. qualcosa per fortuna, non ce la facevo più, i nervi stavano saltando. Arriva per l'ennesima volta la fuga. Agilitaria tappa numero 20. Va a vincere Alessandro Covi dalla fuga. Una vittoria, secondo me, inaspettata, insperata, in sede generale. Non succede niente fino agli ultimi 4 km di gara, ma Tipo. poi succede tutto quello che aspettavamo dall'inizio del Giro d'Italia, cioè capire che è più forte in salita fra Jay Hindley e Richard E Carapaz. anche Landa tecnicamente. Tecnicamente, amici appassionati di grande ciclismo, buon pomeriggio e benvenuti su Morena Sport Channel, ragazzi. Parliamo della tappa che vedete lì, in sovraimpressione, Belluno, Passo Fedaia, Marmolada, tappa di 168 km, tappa secondo me disegnata male. Tu che dici? Un po' disegnata male. Perché dal Pordenone in poi non c'era possibilità, secondo me, di fare un attacco a lunga gittata. Sono d'accordo, sono assolutamente Poi d'accordo. anche dipeso probabilmente anche dalla risicata distanza tra i tre uomini di classifica. Però non lo so, anche un Landa, metti che è un meme Landa, però non ce la potevo. Che doveva fare? Allora, Partivo da solo sul Pordenone e poi fare che? Rimbalzare sul Fedaia? esatto. Io sono dell'idea che il Fedaia sia una di quelle salite insieme forse allo Zoncolan, che andrebbe messo, non dico come un unipuerto, ma quasi, perché veramente attaccare prima praticamente ti uccide le gambe, perché la salita del Fedaia è fatta talmente sbilanciata Che che rimbalzi. esplodi troppo. Allora, Le salite prima servono solamente per mettere ritmo tossine nelle gambe, stop. e poi, appunto, come è successo magari oggi, per mettere sul Fedaia di lunghi distacchi, Esattamente, larghi perché distacchi. effettivamente solitamente magari sullo Zoncolan non ci sono sempre No, grandissimi distacchi effettivamente, invece qui no, ci sono stati negli ultimi questo chilometri. sì. Allora, parte una Non mi fuga. aspettavo mai potesse vincere la fuga, perché mi aspettavo che appunto un Landa che non ha mai vinto una tappa, che vince raramente, è uno scalatore puro, doveva recuperare comunque un minuto su Carapaz per poter vincere anche più di un minuto. Alla fine non aveva paura di poter rimbalzare, di perdere la terza posizione, perché tanto Vincenzo era 5 minuti prima e ora, vabbè, ha perso alto terreno, quindi ho detto proverà a fare qualcosa, si inventerà qualcosa. Ha fatto finta. Allora, E neanche la riavvolgiamo un attimo il tappa ha nastro. provato a Riavvolgiamo un vincere. attimo il nastro. Allora, ci sono i corridori in fuga che vedete in sovraimpressione alla vostra destra, i quattro italiani e poi gli altri corridori, come Van der Poel, Van Sevenant, Lebrijze, Novak, tutti i corridori che, bene o male, un ruolo nella giornata ce l'hanno avuto. Una tappa che è vissuta praticamente sul nulla, perché sul San Pellegrino assistiamo a una Bahrain Victorious che non aveva l'uomo in fuga e fa ritmo. Noi pensiamo, giustamente, Vabbè, perché fa c'era ritmo? anche quello della boa, c'era anche E Kamna. c'era anche Lennart Kemna, Kamna. Lo so che importantissimo. si dice Kamna, ma si dice Kamna. Che poi fra l'altro Kemna non è manco Sì, non scritto qua, c'è. però vabbè. Vabbè, c'erano appunto due uomini, un uomo della Bora e un uomo della Bahrain. Tutti pensavano, ovviamente, uomini che possono servire nel lungo alla fine Esatto. della tappa, per appunto aiutare nel Servivano. fondovalle, cazzi e mazzi, per tirare Ma così all'inizio. è stato, ma in parte, perché allora su San Pellegrino non succede praticamente nulla. Niente. Dopo l'ascesa del San Pellegrino, cioè, si vede Puls che è lì con lo staccarsi, e Puls si fa tutto il Tutto Pordoi. il Pordoi. Puls che si stava staccando, per farvi capire, sono arrivati in cima al Pordoi il gruppo Maglia Rosa, Con Zana, 31 con uomini. tutto il rispetto per Zana, c'era la Prodom che poi è rientrato, quindi vuol dire che aveva perso veramente poco terreno. Cioè, un ritmo sul Pordoi veramente ridicolo, Meme. perché io penso. Landa, perché stai facendo tirare i tuoi uomini? Perché vorrei vincere la tappa? Ma non è. Non è Ma non non... è possibile, perché non li Perché fai tirare questo abbastanza. non era possibile, perché appunto non tiravi veramente poco, il gruppo e comunque la fuga stava a 6 minuti. Vuoi provare a vincere il giro? Ma comunque stai tirando veramente male. Quindi cosa stai facendo? Ma Cosa veramente stai facendo? A assurdo. questo punto fai tirare gli Ineos, che hanno dimostrato che alla fine poi hanno tirato veramente molto di più. Facendo anche staccare Carapaz, come poi È vedremo. vero, poi vedremo. Allora, parliamo un attimo di quello che è successo in fuga. In fuga, in pratica, non so come, non so perché, ma a circa un terzo di Sì, Pordoi perché c'era anche ovviamente la Formula 1 da seguire. parte Covi. Fra di loro c'è una rivalità incredibile. Ciccone e Formola, una tappa intera che si scornano l'uno con l'altro.
Mi stanno sulle palle da quando tipo Cazzani ne ha portato uno, ha portato sì, Ciccone, sì. Vero? Ha portato Ciccone, Formula ha fatto la storia con vaffanculo anche sua moglie. LOL. Mamma mia. E niente, va, rivalità fra di loro, fatto sta che il buon Kobe prenderà 2 minuti di vantaggio, perché te lo vedranno semplicemente solamente all'arrivo. Alla fine non è che succede tutto sto anche no, vabbè, poi sono i fuggitivi. Sul Fedaia ci provano prima Aresman, erano Aresman, Novak e Ciccone. Poi Novak si rompe, cioè poi Novak prova a scattare qua, si è capito. Novak capisce che effettivamente lui è a briglia sciolta, perché non aveva mai tirato effettivamente, giustamente. Sì. E quindi ha detto prova ad attaccare, a provare a raggiungere Kobe. Nel frattempo però Kamna, che faceva parte della fuga, si era staccato da mo a un po' di tempo. Ma questo staccarsi di Kamna non era uno staccarsi perché letteralmente non aveva le gambe. Ma no, ma perché serviva nella tattica della Bolas Groe. Perché cosa succede in gruppo maglia rosa? La Bahrain viene inizialmente soppiantata dalla Ineos, e comunque fa un bel ritmo. Sì, Tullet con Sivakov ha fatto un ottimo ritmo, perché ha finito delle tente, non riusciva più a pedalare. Alla Kwiatkowski. Quindi e poi si mette davanti, che non già parte subito Jai. No, inizialmente si mette davanti Carapaz, poi attacca chi è che attacca per primo? Jai. No, sì. Jai, attacca Jai. Però Carapaz non gli scende. Carapaz è proprio velocità di un bedo. Landa, il Poppy si stacca con Carti, che Carti ha fatto veramente una scalata perfetta. Nel frattempo, vabbè, si erano staccati Vincenzo, Hirt, Bookman, Peio, Juan Lopez, vabbè, tutti i classici uomini che si staccano subito, va bene. Valverde, eccetera, vabbè, i soldi meno. A un certo punto, però, il gruppo, cioè la maglia rosa, Hindley e Carapaz, recuperano Landa e Kamna. Che si mette a tirare un pochino. E poi questo ritmo sfianca! Distrugge letteralmente Richard Carapaz, che si stacca di netto, e già letteralmente involato verso la vittoria del giro. Che ora bisognerà poi certificarla domani con la crono. Però siamo lì, perché letteralmente andavano al doppio. Kamna stava a mezza ruota su Carapaz, proprio a livello, proprio a fare tipo un lavoro di sfinimento psicologico. Perché proprio che io sono stato in fuga, ho lavorato tutto, e comunque ti sto a mezza ruota su di te, che dovresti lottare per il Giro d'Italia. Vuol dire che il mio capitano sta andando tipo al triplo della tua velocità. E così era, perché Indre metteva il rapportone e spingeva. Carapaz nell'ultimo chilometro letteralmente non saliva. È stato recuperato sia da Landa che da Carti. Da Carti, proprio no, hanno perso tipo 28 secondi circa. Andiamo a vedere adesso. Incredibile. Eccoli qua, ragazzi, i risultati. Appena è partito Indre, ho detto io, ok, la pedala sembra buona, però attenzione, perché il Fedai è veramente duro, potrebbe benissimo rimbalzare. Jai. E invece no, proprio ha rafforzato l'andatura. Carapaz veramente è crollato. 1:28 all'arrivo. 1:28. Ed è assai 1:28. Su una salita come il Fedai, in 4 km è veramente tanto. Allora, vedete qui i primi 5 sono corridori della fuga. C'era anche Antonio Pedrero che ha concluso in 4ª posizione. Settimo appunto Lembrise, che è arrivato fra Hindley e Carti e Landa, che arrivano assieme. Kamna è arrivato a 3:39, è arrivato addirittura prima di Carapaz. Proprio c'è stato Carapaz, non prima di Landa, prima di Carapaz. Sì. Buona, discreta prova anche di Fortuna, arriva a 4:07. Hirt arriva a 4:25. Deve cedere Nibali 12 secondi. Fortunatamente, perché Hirt a me faceva paura oggi per la quarta posizione. Perché Nibali, per come si era staccato, no, ma si è gestito un botto. Si è gestito abbastanza bene. Perché c'era ruotato prima, lo c'è effettivamente il filosofo, però la sua sortita. Vabbè, allora, ok, chapeau. È stata bella come lotta, per il fatto che effettivamente. Però da questo tappone ci si aspettava chiaramente di più. Però in base sì. Però comunque con la situazione come erano loro messi vicini, ci stava che si sarebbe terminato tutto sull'ultima salita, diciamo. Sì, giro però un po' sottotono. Mi aspettavo molto di più da questo giro. Allora, io sono d'accordo, perché alla fine il giro si sta decidendo ora, l'ultima giornata, e sono contento di questo. Però ok, Cogne anche ieri, cioè, anche ieri tappe in cui letteralmente non è successo letteralmente niente, nessun attacco, tanto per dire vabbè, vediamo oggi se il mio compagno, ecco, cioè il mio avversario c'ha una giornata storta. Noi non sappiamo se magari Hindley ha avuto una giornata brutta questo Giro d'Italia, non lo sapremo mai, perché Carapaz alla fine non ha mai attaccato.
Come stessa cosa Landa. Attaccato solamente. Nel frattempo c'è il finimondo, siamo a maggio in Sicilia, ci sono 100... ieri c'erano 40 gradi, oggi ce ne sono 2. Comunque c'è da dire che Carapaz ha attaccato solamente una volta, nella tappa di Torino. Sì. Sì. E io pensavo arrivasse all'arrivo e si vincesse il giro, invece non è stato così. Mi ha sorpreso. Per quanto riguarda la generale, vedete, Hindley ha 1 minuto e 25 su Carapaz. La poteva vincere il giro veramente. Sì, lì la sì. Però gli è mancato quel qualcosa che lo costringerà all'arrivo, se no sì. 1,25. Secondo me non può recuperarlo, 1,25 non ricordo. Nella seconda tappa, cronometro, Jai ha perso 10 secondi da Carapaz. Metti che domani va in crisi, ne perde 30. 40, 50, ma non 1,25. 1,25 no, è possibile. Poi tutto è possibile nella vita. Hindley ha un problema meccanico, 2 problemi meccanici, Carapaz vola. Tutto è possibile. Allora, però nel senso, Landa Carapaz può succedere se lo vede il ribaltone? A meno che Carapaz affido le energie e Landa capita la crono della vita. No. Infatti, perché comunque sarebbero fermo. Sarebbero da recuperare i 26 secondi, che già è difficile. Cioè Landa già deve ringraziare il signore se ne perde solamente 30. Come le devo dire 26? Ripeto, come può essere che già lo perde, tutto è possibile che Landa lo perde, anzi qua il distacco è minore. Per il resto poi da lì in poi ci sono distacchi proprio da Tour 2014, come hai detto tu. E il primo appunto degli altri è Vincenzino. A 8 minuti, cioè è a 6 minuti dal podio. Mamma mia. Però Gigi, per uno come Vincenzo ha comunque fatto un ottimo Giro d'Italia. Poi vabbè, c'era una start list ridicola, perché non è che c'era una start list ridicola, è che il giro ha perso tantissimi Almeida, Bardet e Yates. E in teoria ci sarebbe anche Superman. Vabbè, ok. 4 che ti facevano top 10 facile. Allora, Superman non lo contare perché è un meme. Sì, però sì, ok. Però GG. È vero, non conclude una corsa a tappe dal Tour 2020, è vero, però è sempre Superman, che secondo me sano sarebbe arrivato in top 10 come tutti gli altri. Vabbè. Quindi è un quarto posto sicuramente, leggermente, però comunque deve arrivarci. Perché l'unico che diciamo si è ritirato per cause non sue è stato Almeida, perché purtroppo positivo al Covid, per quanto io lo sapevo. Vabbè, Almeida quarto arrivava. Sì, però non parliamo del fatto che l'hanno fatto ritirare, come secondo me questi protocolli non c'hanno più senso, lasciamo stare. Quinto Bilbao, comunque se vede una top 5. Un minuto, un'altra, l'ennesima top 5 nel Giro d'Italia. Poi Jan Hirt, che non lo so come, gli è arrivato sesto con le fughe, ok. Sì. Settimo Buchmann, ottavo Pozzo Vivo, nono Juan Pe López, la maglia bianca a 18 minuti. Cioè noi siamo abituati tipo che la maglia bianca vince il GT. Con Pogacar, ma anche con l'anno scorso con Bernal, vabbè. E poi chiude la top 10 Carti. Ti dico una domanda, Carti può puntare all'ottava posizione di Pozzovivo? Addirittura all'ottava di Pozzovivo? Vabbè, là siamo. No, sono 2 minuti, no. 2 minuti. 17:56, 16:04. No? Ok, ma può puntare alla donna di Juan Pe López? Secondo me sì, perché Juan Pe lo vedo un po'... ci potrebbe provare. Dovremmo vedere come sono appunto a cronometro nella prima sala. Carti non me lo ricordo. Per me è un pippone. Io da quello che ricordo è un pippone. Vedremo. Comunque. Non lo so. E poi altri stravolgimenti. Fortunato quindicesimo. Hirt Compeglio. Hirt Compeglio è interessante perché. Allora, mi pare. No, Bilbao è stato anche campione nazionale spagnolo. A cronometro. Sì, anche è vero che in Spagna non è che ci sono tutti questi grandi cronometri a parte l'Astrogiego. Quindi va. Ma comunque sono tipo sempre 7-12 secondi. È sicuramente la lotta più aperta. Sì. Sicuramente la lotta più aperta. Perché Peio e Nibali non li recupera mai. Mi fa ridere il fatto che il ventesimo che Omen è a più di un'ora. No, è bellissimo. Vabbè ragazzi, la vera domanda è, saranno arrivati entro il tempo massimo i velocisti? Perché se no non si sa se devono arrivare o meno la maglia. Arrivano fisso. Sì, perché effettivamente non è che ci sia stato tutto questo gran rito. Vabbè. Appunto. Vabbè ragazzi, guardiamo un attimo il profilo altimetrico della crono di domani. Poi stacchiamo il video perché dobbiamo fare anche quello su Formula 1 ancora. Allora, Verona, cronometro delle colline veronesi, 17 km di percorso. Quant'è la salita? 4 al 5%. Interessante. È una salita interessante, va. C'è una salita che fra gli amatori farebbe selezione, più del Tinder. Vabbè ragazzi.
Like, mi piace, commento, iscrizione, condividete con tutti i vostri amici. Secondo voi a questo punto, meritatissimo già, sì, per quello che ha fatto. Una volta hanno fatto l'attacco, vero? Una volta l'ha staccato, una volta che gli ha dato di santa ragione, probabilmente vincerà. Ciao. Ci vediamo domani con la fine di questo Giro d'Italia che è abbastanza, non dico volato. Sì. Però alla fine... Da una parte volato, ma dall'altra, per vicissitudini di vita mia, sembra che sia solo passata, sì, una vita. Perché letteralmente è iniziato quando io, prima delle esami di storia. Sì, io prima delle esami di... Quindi ora siamo qua che devo fare un altro. Vabbè. Esatto. Andiamo, Ciao belli. Ciao.